Rifiuti, erbacce, degrado, trascuratezza, abbandono. È così che si mostra il Parco del Corvino, area naturalistica nel cuore del comune di Diamante, quando l'estate sul Tirreno Cosentino è già cominciata. A denunciare lo stato del Parco del Corvino, ancora una volta il movimento culturale, presente anche in consiglio comunale tra i banchi della minoranza, per una Diamante migliore. Noi aspetteremo fino a domenica, dopodiché lunedì cominceremo a mettere in atto tutte le richieste di autorizzazione e le comunicazioni necessarie a pulire il Parco del Corvino. Ci impegneremo insieme a tutti quei cittadini che si vorranno unire in questa nostra iniziativa e vorranno caricarsi sulle spalle questa emergenza. Verremo a pulire il Parco del Corvino e adotteremo questo metodo per tutte le zone del territorio comunale che ne avranno bisogno. Dunque il Parco del Corvino, che meriterebbe un trattamento migliore per essere davvero un'attrattiva turistica per il comune di Diamante, che continua però a vivere tutta una serie di problematiche che il movimento culturale di Diamante ha da sempre seguito. Io penso che sul Parco del Corvino e sulla Valle del Corvino l'ente, l'amministrazione comunale, la giunta Magorno prima, la giunta Sollazzo adesso, abbiano mostrato tanta improvvisazione. Se noi seguiamo il parco da 4 anni, potremmo partire da qui, dalla biblioteca o presunta tale che oggi è chiusa, sbarrata, per arrivare fino alla famosa discarica, al centro di stoccaggio. Oggi il Corvino, degradato, abbandonato al suo destino, viene percepito quasi come un'enorme discarica. Noi con le nostre passeggiate, con i nostri itinerari, abbiamo cercato e cerchiamo di promuovere le cose belle che qui ci sono. Ci ho tenuto a farmi intervistare davanti a questo bellissimo scorcio, a questa bellissima cascata. Nei prossimi giorni, entro 7-10 giorni, sarà pronta, tra l'altro, oltre agli itinerari, ce n'è uno sabato 5, una guida turistica tematica della Valle del Corvino realizzata dal Movimento Culturale per una Diamante Migliore, da Alfonso Iorio e dai ragazzi del gruppo Naturalmente Diamanti. Chiediamo all'amministrazione comunale, alla giunta Sollazzo, di mettere questa città, di mettere Diamante, Cirello e le contrade nelle condizioni di soddisfare la propria vocazione principale, che è una vocazione assolutamente turistica. Della questione noi abbiamo provato ad interessare anche il sindaco del comune di Diamante, Gaetano Sollazzo, che al telefono ci ha riferito di non essere in sede, ma a breve vi forniremo anche la reazione da parte della giunta e dell'amministrazione comunale di Diamante sulla segnalazione del gruppo di minoranza.